E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Per l'occasione ho cercato la maglietta più verde che avevo, sperando che porti bene. E dalla prossima volta, dai, rimettiamo anche Vitalik is Dancing come sigla, perché di solito ci ha accompagnato durante tutti i pump e quindi vediamo se magari porta bene. L'avevo tolta per un po' per, come dire, far... che se no uno si abitua troppo e poi vedete che il mercato ne risponde. Sente. Comunque, basta cavolate, io vi sto mettendo qua dietro come teaser proprio la pagina della caccia al tesoro che vi sta facendo impazzire in questi giorni. All'inizio volutamente non l'ho detto a nessuno, l'ho lasciata lì in sordina, i più skillati di voi l'hanno beccata subito. C'è una password a cui piace cambiare che scherma, diciamo, il primo accesso a questa pagina, ma insomma, cercate bene nella home page, è facile, la trovate abbastanza in fretta e vi voglio tutti sul pezzo. Su Discord si è creato un canale apposito dove tutti sono a caccia di indizi, ce li si scambia a vicenda. Ho visto che nessuno dal lancio del sito ha ancora trovato il tesoro, che nel frattempo è anche un po' aumentato, andate a dare un occhio. E allora io niente, ve lo dico, sappiate che c'è, dai, partecipate, prendete questo benedetto tesoro, tutti gli indizi sono online e quindi scervellatevi, spremetevi le meningi, anche perché nel frattempo il nostro Bitcoin sta rimbalzando un po', era ora finalmente un po' di verde, ne parlavamo nelle ultime analisi che abbiamo fatto quando abbiamo intravisto questo primo segno, questa candelina rossa tutta shadow, una candela così tutta shadow in una situazione di zona di domanda, di post dump e di volumi soprattutto, perché un altro segno veramente importante è la quantità di volumi che accompagnano tale candela. Mettendo tutto insieme, nelle analisi avevamo detto questo con buona probabilità fa da precursore, da preludio un po' a un possibile rimbalzo. Rimbalzo non vuol dire che adesso andiamo to the moon o che riparte il bull market verso l'infinito e oltre, ma vuol dire quello che la parola stessa dice, un rimbalzo. Quindi abbiamo trovato, forse se viene confermato, un low locale che di fatto si configura come equal low. Alla fine ce lo domandavamo, sembra che abbiamo la risposta, sempre meglio un equal low che un lower low, questo è poco ma sicuro, come dice il famoso proverbio cinese, ma come dire, adesso dobbiamo vedere la forza della domanda. Se è arrivato davvero il momento in cui la domanda si sveglia e dimostra un po' cosa vuole combinare, dove vuole arrivare, questo è sicuramente il suo momento, anche perché se veniamo immediatamente assorbiti, vi ricordo che il livello di riferimento adesso è questo 43.200, livello nato dal time frame settimanale, guardate, nonché livello che abbiamo perso proprio, vedete, tac, con la chiusura di domenica. Questo livello è un po' la prima resistenza anche sui time frame minori, perché le resistenze e i supporti sui time frame macro, settimanale e mensile, valgono di solito anche più sul breve. Ovviamente hanno una validità diversa, perché poi l'importante sarà veramente la chiusura sullo stesso time frame, però nell'immediato di solito quei livelli fanno da fanno reagire la domanda e l'offerta anche sui time frame inferiori, motivo per cui se adesso vi stavo anticipando un po' lo scenario, uno dei peggiori scenari possibili, che è quello nel quale l'offerta interviene immediatamente, bastona duro e fa fare alla candela di oggi un riassorbimento qua dentro, quindi un fallimento di recuperare quel livello al primo tentativo. Sarebbe un segno che mostrerebbe come l'offerta è ancora assolutamente dominante rispetto alla domanda. Se ciò non accade e se la domanda ha un attimino di strada spianata, non ha un muraglione davanti e possiamo respirare un po', dobbiamo andare a vedere dove andiamo a fare l'high. Quindi per confermare il fatto che questo è il nostro low, non basta una robina così e poi tornare giù, perché che razza di low è? Dai, di cosa stiamo parlando? Per confermare che questo è un low dovremmo vederlo innanzitutto sul settimanale, almeno propagarlo lì, vedere un rimbalzo decente sul settimanale. L'ideale sarebbe andare a vedere come ritorniamo a rompere le scatole a questa zona, 47.002. Anche questo si vede meglio sul settimanale, guardate. Aspettate che zoom un po' così ci sono più dettagli.
Eccolo. Allora, il primo segno di un minimo di reazione degna di tale nome sarebbe riassorbire quest'ultima candela di Damp. Quindi, ripeto, 47.002. Se ce l'andiamo a riprendere nella prima candela settimanale, sarebbe veramente il massimo, perché avremmo di fatto un falso breakdown. Configureremmo il tutto come un dump che va a prendere la domanda reagisce, assorbe, con tanto di sweep dei minimi qua sotto, tra l'altro, altro segno positivo, assorbe, ritorniamo su e ci mangiamo l'intera candela rossa. Questo ci riporterebbe all'interno di questo range con una bella, come dire, un bel sostegno da parte della domanda che si è fatta sentire nella zona inferiore, che si rivelerebbe un po' una zona cumulativa. Oltre a questo, ricordiamoci che qua è dove ci sono il grosso dei volumi e quindi l'andare a triggerare la liquidità qua sotto potrebbe poi rivelarsi proprio come un exploit per riuscire ad accumulare qualcosina in più dei grossi capitali. Quindi, senza adesso volerci proiettare avanti con la fantasia, vi ripeto quello che è lo scenario secondo me migliore, che il rimbalzo è ancora un termine abbastanza prematuro, direi, il rimbalzo continua, ci andiamo a rimangiare questa candela, superiamo i 47.003 nella settimana corrente. È ancora mercoledì, un po' di tempo ce l'abbiamo e quindi speriamo che questa domanda si faccia sentire. Lo scenario peggiore è il rifiuto anche di questa immediata resistenza e la continuazione ribassista immediata. Se anche andiamo a chiudere qua in mezzo, poi vabbè, lì dipende dal follow up, però adesso è importante capire che innanzitutto questo sia il low, quindi ripeto, il rimbalzo, la chiusura settimanale e il follow up anche dopo che facciano capire che quello è il low, e in seguito che da questo low magari scaturisca un po' di, come dire, rimbalzo ulteriore, un po' di risalita ulteriore, recuperare, se proprio vogliamo strafare, qualche resistenza. L'ideale sarebbe andare a recuperare anche questa zona qua, lì mi gaserei parecchio e ritornerebbe veramente aperta la partita bears versus bulls. Se al contrario andiamo a rimbalzare con debolezza e vediamo che da queste parti, cioè qui sotto, questa è un po' la linea di divisione, se qui sotto l'offerta ci bastona di nuovo e ci riporta in basso, chiaramente le probabilità sono a favore di una prosecuzione ribassista nel breve barra medio periodo, con target principali sempre i nostri 39.000 e la zona 32-34, che è questa ultima gigantesca area di liquidità, che vi ricordo sempre è la zona del prezzo medio di carico di Michael Saylor. Vediamo un po' che succede. Poi, niente, riguardo le analisi, anche le altcoin hanno respirato abbastanza. Vi faccio vedere la dominance, così giusto per capire. La dominance oggi ha flesso, è in rosso, e guardate come sembra addirittura aver già trovato il suo high locale. Chi lo sa, stiamo a vedere cosa accadrà, ma una cosa è certa, quest'ultimo rialzo deve ancora farci capire se è un innesco di questo tipo oppure se è stato solo un rimbalzino e adesso ritorniamo giù. Stiamo a vedere, ripeto, dipende molto da Bitcoin, perché io mi aspetto che se Bitcoin dovesse andare a martellare ancora a ribasso in rosso, credo che avremmo un'altra leg up del BTC dominance. Il fatto che molte altcoin hanno rimbalzato salva parecchio, prova a salvare, o meglio, la struttura, che vi ricordate cosa dicevamo, è ancora abbastanza intatta per molte altcoin, la struttura rialzista. Perché se da un lato abbiamo una situazione estremamente incerta per BTC, per le alt contro BTC abbiamo delle strutture ottime, e in particolare Luna, guardate come sta recuperando e addirittura sembra voler recuperare questo supporto. Poi abbiamo anche Ethereum che ha rimbalzato un po', tac, e vuole andare a litigare nuovamente con la resistenza. Quindi vedete come combaciano, no, le cose. Dobbiamo capire qui se facciamo così o se la recuperiamo. E di là sulla dominance, se andiamo a fare un'altra leg up
che corrisponderebbe quindi al rifiuto della resistenza qua, oppure se vogliamo continuare con un po' di bull market per le alt. Tutto da vedere. Poi ci sono le alt particolari come Phantom, che è in FOMO pazzesca. Dedichiamo poi infatti 10 minuti al nuovo progetto di Andre Cronje e Daniele proprio su Phantom, che sta facendo un po' da catalizzatore dell'interesse su Phantom. E come al solito vi condivido qualche notizia interessante dal mondo cripto di questi ultimi giorni. Cominciamo subito, anche perché poi voglio lasciare un po' la parola a voi e alle vostre domandozze. Quindi partiamo con, allora, Caccia al Tesoro, vi aspetto, mi raccomando, anche su Discord, la nostra Unicredit, che ha fatto marcia indietro. Aspettate che vi trovo anche il loro tweet, l'avevo tirato fuori, eccolo. Allora, è stato detto che hanno detto chiarimento sul nostro ultimo tweet, visto che si era scatenato un po' un casino e di fatto la cosa era sfuggita molto di mano anche a loro, secondo me. Hanno detto: guardate che c'è stato un fraintendimento, noi non è che impediamo, anche se poi nell'ultimo tweet avevano scritto vietano relazioni, quindi era abbastanza non fraintendibile. Hanno detto: ma non è assolutamente impedito le transazioni verso gli exchange, noi raccomandiamo di fare attenzione perché sono valute a rischio, sono asset a rischio. Questo ci sta, la parte sui rischi sono completamente d'accordo che è giusto avvertire, e dicono: attenzione, questo quindi però non è che non potete farlo, e poi consultate le nostre policy, dove di fatto non compare da nessuna parte. Tuttavia, ok, ci sarà pur stato un fraintendimento, però io ho sentito un sacco di racconti di loro clienti che hanno ricevuto messaggi dove gli si diceva: non fatelo, guardate che vi chiudiamo il conto, attenzione. E quindi c'è un po' una contraddizione. Io spero davvero con tutto me stesso che questo episodio, che ha scalato parecchio, è diventato molto virale, che riesca a far instaurare un dialogo, perché è sbagliato prenderla sul piede di guerra, cioè dire no, guerra alle banche, è sbagliato, perché alla fine c'è bisogno delle banche, noi non ne possiamo fare a meno, per pagare le tasse ci servono, per i prestiti mutui ci servono, quindi ce n'è bisogno. È inutile adesso voler dire no, chiudiamo tutti i conti, teniamo i soldi sotto il materasso. È giusto anche da parte loro ascoltare, cioè è giusto che ci sia innanzitutto chiarezza, secondo me, ovvero se una banca non permette di fare queste transazioni, che lo dica, è sufficiente dirlo. Io me ne vado da un'altra parte, però a me fa girare le scatole se non dicono niente. Non ci sono le policy, quindi ti dicono no, noi non lo vietiamo. Poi però tu lo fai, ti chiamano e dicono: ma guarda che se lo continui a fare ti chiudiamo il conto. Ma che presa per il naso è? No, così non si fa. Se volete comportarvi in maniera trasparente, lo scrivete nero su bianco sulle policy: noi non permettiamo le transazioni verso gli exchange. Affari vostri, peggio per voi, ne prendo atto, apro il conto in un'altra banca e chiudo il conto da voi. Questo è il come si dovrebbero fare le cose, a mio parere. E inoltre spero che porti all'attenzione soprattutto delle banche, proprio per instaurare un rapporto di fiducia reciproca e di dialogo, che nessuno vuole riciclare, fare cose strane, cioè vogliamo soltanto detenere cripto, cioè non c'è nulla di illegale in tutto ciò. Gli exchange sono obbligati adesso a fare antiriciclaggio, a fare KYC e tutto quanto. Noi pure dobbiamo dichiarare, abbiamo capito come si opera lato antiriciclaggio, le tasse poi sono una cosa a parte, ancora oscuro, ma le dobbiamo dichiarare, le dichiariamo, ma dove sta il problema? Cioè, perché non dobbiamo poterlo fare in libertà senza che qualcuno ci dica: no, guarda, il mio è un consiglio d'amico per non farti chiudere il conto? Cioè, ma è folle, tutto ciò è folle, e spero che finisca, spero che ci sia più chiarezza proprio grazie a questo fatto che è stato portato all'attenzione di tutti. Ne avranno parlato internamente, magari anche altre banche hanno guardato dicendo: beh, caspita, però iniziano a diventare tante le persone interessate davvero a questi servizi.
E non siamo dei criminali, guarda caso, cioè siamo qui, siamo interessati semplicemente ad investire i nostri soldi dove vogliamo in maniera legale, punto. Permetteteci di farlo oppure andiamo da un'altra parte, basta. Questo è il discorso e quindi vediamo come andrà a finire. Spero che i fatti, che a queste parole seguano fatti, non che adesso dicono no, c'è stato un fraintendimento per pulirsi la coscienza e poi che da domani ricominciano a chiamare la gente a dire no, guarda che ti chiudo il conto se fai il bonifico a crypto.com, perché allora lì girano ancora di più le scatole, perché è proprio veramente una paraculata clamorosa. Dimostrate di avere davvero, come dire, gli attributi e di fare quello che dite. Per favore, andiamo in questa direzione. Con questo si chiude per adesso la questione Unicredit, si spera nel miglior modo possibile, e poi vabbè, c'è stato qualche atto di estremismo che chiaramente è da disincentivare in tutti i modi, perché certe cose dai non si fanno. Shiba Inu, per l'amor di Dio, Shiba Inu, mi andate a mettere Shiba Inu su una... vabbè, e niente, questo è successo a Catania, ha strappato un sorriso, è stata una cosa un po' simbolica, hanno lasciato un simbolo funerario sulla filiale di Unicredit, come per dirle riposi in pace che sei un po' in via di estinzione. Vabbè, e con questo chiudiamo. Andiamo avanti adesso e torniamo a cose un po' più interessanti e intriganti, come l'airdrop di LuxRare, che è una nuova piattaforma, un nuovo marketplace di NFT che si pone come competitor di OpenSea. OpenSea al momento ha il monopolio praticamente sulle transazioni di NFT, e questo vuole essere un po' un'alternativa, dove hanno la particolarità che facendo transazioni si ottiene il loro token poi ha una finalità di governance, si può mettere in staking, c'è tutta una tokenomics. C'è un airdrop dedicato a chi nei sei mesi tra il 16 di giugno e il 16 di dicembre 2021 ha movimentato almeno 3 Ether su OpenSea. Se quindi lo avete fatto, andate sul sito di LuxRare, in alto vi appare un bannerino verde dove vi dice controllate se avete diritto all'airdrop. Per riscattarlo, questi sono i tier, i livelli, quindi se avete tra 3 e 6 ETH di volumi, 125 token Lux, e più volumi avete, e meglio è per voi perché avete un airdrop più goloso. Considerate che un Lux vale all'incirca $4, l'hanno listato su FTX, ve lo dico subito, tra l'altro il valore, visto che ci ho guardato poco fa, ma è abbastanza volatilino, è sparito, era lì, allora Lux, eccolo qua, più 50%, ha fatto in pump folle $4,2, ok? Quindi non è neanche malaccio il tier base, perché 125 token per 4 sono più o meno $500. L'unica cosa è che per riscattare l'airdrop bisogna prima listare un proprio NFT su LuxRare, e quindi tra mica fee una roba e l'altra, perché ahimè è sulla mainnet di Ethereum, non so poi alla fine quanto ci si guadagni. Però io ve lo dico, sappiate che c'è, e c'è questo appunto airdrop. Poi andiamo avanti con Dopex, che è una piattaforma che sto seguendo con interesse, piattaforma di opzioni, ne abbiamo parlato recentemente e avremo modo di approfondire, dove è possibile andare a depositare collaterale farmando, quindi depositiamo collaterale e permettiamo quindi alla piattaforma di creare opzioni su di esso, come se noi fossimo i venditori di opzioni. Per adesso sono soltanto opzioni call, quindi noi operiamo in covered call. Dall'altra parte c'è chi le compra, e quindi chi le compra è bullish, chi invece va a dar la cover call è diciamo bearish barra in su idea di lateralità, e pensa che il prezzo dell'asset in questione rimarrà sotto allo strike price che sceglie. Dopex ultimamente, aspettate che lo prendo, aveva soltanto, è su Arbitrum, quindi anche layer 2 un po' meno fee, non è economicissimo Arbitrum, però vabbè. E c'erano solo ETH, OM e DPX, le loro, con un po' di APY da farm, come Dio comanda, che adesso si è abbassato parecchio perché i volumi sono esageratamente aumentati. Per ora è solo su Arbitrum, dunque, però è alle 8 mi pare.
a partire dalle 8 UTC, quindi dalle 9, per 3 giorni, 72 ore, ci saranno i depositi, come, quindi uguale a come funziona per gli altri asset, per BNB. Quindi apre sulla Binance Smart Chain e sarà possibile operare in covered call su BNB. Quindi su BSC sarà con le fee della BSC, è un'operatività di lateralità barra bearish su BNB con componente di farming più componente di rendita derivata da quanti vanno ad acquistare di fatto l'opzione in questione. Cosa che cambia ovviamente in base allo strike price. Se si sceglie uno strike price esorbitante, non la comprerà nessuno. Ad esempio, una call che scade a fine mese con Ethereum sopra i 7.000, non è che c'è molta probabilità di poterla esercitare in guadagno, no? Dovrebbe a fine mese Ethereum valere più di 7K. E infatti vedete che i volumi sono infimi e quindi rende poco a chi va a fare il market maker, va a creare questa opzione. Con invece uno strike price più vicino alla realtà, tipo 4.000, vedete che l'APR e i premium guadagnati incrementano, ma con esso i rischi poi di essere in leggera perdita a scadenza. Vi ricordo che Dopex rimborsa i writer, quindi chi dà il collaterale, con il loro token RDPX per il 25 o il 30, non mi ricordo, per cento della perdita realizzata. Quindi questo è un po' come funziona. E ci sarà anche su BNB. Dunque, questo è quanto. Poi qui cosa abbiamo? VE33, ne parliamo tra poco. Il progetto di Cronje. Allora, ieri c'è stata la commissione della Fed dove si parlava un po' della situazione economica americana e delle politiche monetarie dell'immediato futuro e Powell ha detto che è consapevole dell'inflazione e farà di tutto per tenerla sotto controllo, anche se questo vuol dire incrementare i tassi di interesse. Sono anche usciti dati sull'inflazione che mi pare sia al 6%, non vorrei dire una cavolata, magari correggetemi voi. E secondo loro l'inflazione, il top dell'inflazione atteso è del 7%, quindi più o meno siamo lì e sono pronti a appunto fare tutto ciò che è necessario per contenerla. I mercati hanno reagito abbastanza bene, sapete che ultimamente stocks e cripto sono molto correlate, gli ultimi dump sono corrisposti anche a un dump dell'S&P 500, se voi andate a vedere il suo grafico ha fatto questo dump e con esso anche Bitcoin, c'è stato un rebound, vedete, è molto simile all'andamento di Bitcoin. Comunque non hanno neanche fatto un lower low, quindi stiamo a vedere un po' come andrà. E questo è un po' l'obiettivo, quindi si aspetta comunque un periodo di tassi sempre molto bassi, ma sono pronti eventualmente a incrementarli, anche a cambiare le loro politiche monetarie, i loro bilanci, a fare il discorso del tapering, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non approfondiamo troppo perché, vabbè, poi è un argomento molto noioso. La cosa importante è questa, no? Il discorso del potenziale aumento dei tassi per controllare l'inflazione. Poi su Binance invece abbiamo un nuovo launchpad, si chiama League of Kingdoms, mi avete chiesto cos'è, cosa non è, ho fatto il post su Telegram. League of Kingdoms è un game multigiocatore, sempre play to earn, eccetera, eccetera. Guardate, questi video, queste GIF lo spiegano meglio di mille parole, no? È la classica grafica un po' al Clash of Clans, un po' al... Insomma, sono quegli strategici multigiocatore dove si costruisce il proprio insediamento, si raccolgono risorse, si combatte con altri giocatori e così via. Vedete che c'è sia il PvE che il PvP, quindi si può anche appunto sfidare altri giocatori oppure partecipare ad eventi, farm and hunt, eccetera, eccetera. E ci sono delle dinamiche con NFT che danno delle particolari, dei boost, delle skill, delle, non lo so, dei potenziamenti, cose di questo tipo. C'è il loro token, che sarà un token di governance, nonché moneta di scambio, nonché implementato nel gioco nel marketplace, quindi per comprare e vendere asset. E
non è niente di iper innovativo, perché se ne vedono tanti ultimamente, però è molto in trend, è sempre interessante vedere come si sviluppa il settore del gaming e poi c'è dietro Binance, quindi che cosa ve lo dico a fare? Lo sappiamo bene come vanno a finire i launchpad di Binance. Se vi state chiedendo come si fa a partecipare, io proprio per la frequenza con cui me lo chiedete, ho fatto un articolo proprio sul nostro sito dedicato ai launchpad step by step che spiega tutte le fasi, come si partecipa con l'esempio proprio attuale, no? Con qualche screenshot e così via. Non sono stato troppo prolisso per evitare dettagli inutili, ci sono solo le cose essenziali. Quindi vi invito, se vi va, a darci un'occhiata. Inoltre vi ricordo che anche sempre sul nostro sito c'è la sezione news. Io non ve le sto a spammare tutte ogni volta, qualcuna la condivido su Telegram, ma vi ricordo che potete andarvele a leggere, andare a vedere. Se voi cliccate su news, a partire dall'alto ci sono poi le ultime, e quindi se volete rimanere sempre sul pezzissimo, questo è il posto giusto. Quindi zero scuse, devi essere sempre sul pezzo, perché questa è il, come dire, il modo giusto, il mindset giusto. Poi, prima di arrivare a VE33, ci arriviamo, e non preoccupatevi, volevo spendere due parole su Anchor, perché ultimamente abbiamo notato come la yield reserve sia abbastanza, come si dice, la yield reserve in calo, è un po' prosciugata dal fatto che c'è enorme domanda per il lending, quindi per il depositare liquidità, e molta meno per il borrow, cosa abbastanza ovvia durante una fase ribassata. Mi veniva da dire bear market, ma non lo voglio dire. Durante una fase di flessione c'è meno domanda di borrow perché il rischio aumenta, e più domanda di lend perché io me ne vado tranquillo in stablecoin, le deposito e non ci penso più. E questo però va a inficiare parecchio, va a influire parecchio negativamente sul bilancio della yield reserve di Anchor, che se ci fate caso è in downtrend ormai da un mese e passa. Cosa succede? Allora, ci sono degli sviluppi importanti però su Anchor in arrivo. In particolare, adesso vi estrapolo le pillole più importanti che sono state dette nell'ultima community call. La prima è che Bisol e Biatom sono in fase finale di auditing e diventeranno nuovi collaterali, quindi si potrà borroware contro Sol e Atom su Anchor Protocol. Niente male, questo con buona probabilità andrà a incrementare un po' la domanda lato borrow, o meglio, questo è l'obiettivo, e quindi andare un attimino a ribilanciare i due lati del i due lati che pesano positivamente e negativamente sulla yield reserve. Poi abbiamo Ozone, vi ricordate l'assicurazione erogata da Risk Arbor proprio su Anchor, che è stata fulminata immediatamente. Per ora hanno la versione 1, che è una versione che implementa soltanto il rischio di smart contract, quindi non il rischio di peg, e c'è un 2% di premio. Il costo è veramente irrisorio se si considera la protezione che si ha. Arriverà la versione 2, che coprirà anche dal de peg e sarà più liquida. Poi abbiamo, cosa abbiamo? Vabbè, lo spostamento su Astroport, niente di particolare, qua pure niente di particolare, basta, no? Erano le cose importanti, erano queste, soprattutto Bisol e Biatom che arrivano. Inoltre il nostro Do Kwon, maestro scillatore, sensei scillatore Do Kwon, massima stima per quest'uomo, ha fatto cose folli, oggi ha fatto questo annuncio, coming soon, dove c'è Luna e c'è questo pallino arancione che sappiamo già cosa vuol dire, vero? Aveva anticipato da tempo che vuole andare a creare un bacino di liquidità in Bitcoin, $1 miliardo, così cippino in altre parole, $1 miliardo in Bitcoin per fare come sottostante per mantenere il peg di UST. Quindi credo che questo sia esattamente ciò che vuole rivelare tra poco, mi sembra abbastanza evidente. Sono curioso di vedere i dettagli, lui è molto carico, lui è veramente l'uomo FOMO, e ripeto, sono curioso di vedere i dettagli, ma Luna ne sta risentendo positivamente, e se così fosse sarebbe un ulteriore
sicurezza sul peg di UST, che ormai, come dire, è una cosa abbastanza sdoganata. Bene, vediamo quindi sul pezzo anche su questo, e non c'entra niente con Redacted, Cartel, la farfalla, eccetera. Se ve lo state chiedendo, è che Redacted vuol dire tipo una cosa, quando scrivi un documento e su certe parole importanti ci metti la striscia nera per non farle leggere, in inglese si dice che è stato Redacted, insomma, informazioni sensibili nascoste, coperte. E quindi vediamo il nostro uomo FOMO Doc One. Poi, ecco qua, a proposito di FOMO, VE33, questo nuovo progetto che si chiamerà Solid, con buona probabilità, stando a questa immagine che è trapelata, sfocata, ma si legge abbastanza bene Solid, e sarà anche il nome del token, sarà un progetto molto innovativo nel settore DeFi, in particolare nel settore delle liquidity war. Sapete che abbiamo parlato in maniera abbastanza esasperante delle curve wars e ciò che ci orbita intorno. Questo topic, del topic della liquidità e del creare metodi innovativi per le piattaforme DeFi per incentivare i loro utenti, è un trend del 2022. Ormai lo stiamo capendo, perché si sta espandendo su più chain, ognuno a modo suo, ognuno propone le sue soluzioni, abbiamo visto Tokemak, c'è veramente tanta carne al fuoco, e ripeto, è il settore da tenere d'occhio, secondo me, al momento per eccellenza. Questo nuovo progetto innanzitutto è in hype perché nasce da due delle menti che secondo me sono più geniali in assoluto della DeFi, che sono Andre Cronje, che è stato un grande supporter di Phantom, il creatore di Yearn, il creatore anche di Fixed Forex, ha partecipato a Keeper, ha partecipato a una marea di progetti DeFi, ha fatto tantissime cose, e Daniele, che ha fatto l'ecosistema Abracadabra, Wonderland, Meme, poi che altro, insomma, tutto ciò che ci gira intorno, no? Tutto il suo ecosistema che conosciamo molto bene, perché anche quello l'abbiamo approfondito a dovere. Sono entrambi molto bullish e focalizzati su Phantom, anche perché Daniele punta a sviluppare il suo DEX lì, che è Sushi, tra l'altro, puntano molto su Phantom perché secondo loro è il giusto compromesso tra scalabilità e decentralizzazione. Permette comunque un elevato numero di transazioni al secondo, addirittura diceva Daniele che c'è la potenzialità di creare un equivalente di Serum, quindi un DEX a order book, proprio su quella chain. Detto questo, il progetto in questione è destinato a essere un DEX, un automatic market maker, non per i liquidity provider, ma per i protocolli. Che cosa vuol dire? Allora, andiamo per gradi. Al momento è chiamato VE33, si chiamerà probabilmente Solid, perché questo spiega bene le sue tokenomics. VE è il vote escrow, quindi tipo VECRV, per capirci, sono quei token che vengono locati per avere potere di voto, quindi il potere di governance è abbastanza fondamentale, di governance sul protocollo. Chiaramente la governance del protocollo deve avere un perché. Su Curve, ad esempio, controlli le emissioni, che è una delle cose più preziose in assoluto. Qui staremo a vedere, ma c'è in più questa parte 3-3, che è quella tokenomics di rebase, di creare una riserva, una treasury, lo staking, Olympus DAO e Wonderland e simili, per capirci. Quindi mettere insieme queste due cose, che cosa caspita significa? In sostanza unisce le due caratteristiche, cioè tu avrai i token tu protocollo, perché come vedremo tra poco questi token verranno distribuiti solo ai protocolli nell'airdrop iniziale, quindi non ci sarà, si presume, l'airdrop per noi, avremo un token che si potrà bloccare per avere potere di voto. Questo potere di voto, mentre è bloccato il token, immagino ci sarà questo meccanismo di diluizione che va a ottenere una rendita, tuttavia non è che posso dumpare quando voglio perché, ripeto, è bloccato dal vote escrow. E poi ci sarà un mercato secondario, altra caratteristica importante, che andrà a corrispondere, a far corrispondere a questi VE token un NFT. In questo modo il possessore dei poteri di governance del VE token lo può
cedere a terzi tramite proprio la cessione di questo NFT. Interessante come concetto, tutto sperimentale, però molto 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 interessante. Qui fa vedere come insomma il VA locking incentiva di meno il dump, quindi incentiva un locking più a lungo, proprio perché si ottiene un APR più alto. La distribuzione iniziale sarà airdroppata, quindi al 100% decentralizzato, e non c'è nessun VC, nessuna DAO, nessuno che detiene una grossa fetta del token. Verrà airdroppato ai top 20 protocolli per TVL su Phantom, perché questo progetto, questo AMM, inizialmente girerà proprio su Phantom. Poi è già stato detto che migrerà anche su Avalanche, perché l'avevo letto in un tweet, adesso magari lo ritrovo, però il punto di partenza è proprio Phantom. E quindi questo si pone, vedete, come stage 4, quindi non c'è più la protocol owned liquidity, ma abbiamo il protocol owned AMM, ok? Quindi è un AMM che fa utile non grazie ai meccanismi già noti, no? di distribuzione token, di detenzione del suo token, ma soltanto con le fee. Perché comunque ricordate che è un AMM, lui non detiene token, li distribuisce tutti e fa utile con le fee che genera. E quindi diventa un po', ripeto, un protocol owned AMM, dove i vari protocolli possono andare a votare sul cosa farci, come svilupparlo, come portarlo avanti, e è un nuovo livello di questa liquidity war, sicuramente giocherà un ruolo molto molto importante. Quindi non ci sarà il token nel quale fare i pin, qui dice che il modo per esporsi è o esporsi a Phantom, perché porterà enorme liquidità sulla chain, oppure fare i pin dentro uno dei top 20 protocolli Phantom, ma vabbè, direi che questa è un po' speculazione, quindi lascia il tempo che trova. E quindi niente, sono interessato a seguire lo sviluppo di questo progetto, fatelo anche voi, seguitelo, perché sarà sicuramente un tassello importante in questa Liquidity War del 2022. Io rimango, ve lo dico, qui ve lo dico e ve lo sottolineo, bullish su tutto il resto, quindi Curve, Convex, il mio cipino sulla farfalla rimane sempre lì. Non è che se nasce questo uccide le altre, c'è veramente tanto spazio, Tokemak anche, c'è veramente tanto spazio in questo settore. È un settore destinato a crescere e c'è ancora da capire in che direzione andrà. Quindi esporsi solo su uno può essere una scommessa. Cercare di studiare, capire e distribuire, avendo comunque nasato il trend, può essere invece un'operatività più sensata e corretta. Noi ci aggiorneremo con i nuovi dettagli quando ci saranno. Se volete rimanere sul pezzo, chiaramente il modo migliore è seguire Andre Crogni e Daniele, che vedete pubblicano gli aggiornamenti. Ad esempio la prossima settimana ci sarà già il sito web, alla prossima settimana, alla fine della settimana, farà lo snapshot del TVL dei protocolli per l'airdrop, e poi via che si parte un po' alla volta. E poi vedete, eccolo qua, congratulazioni, e lui è Avalanche soon, e quindi a breve, immagino poco dopo, arriverà anche su Avalanche. Tanta roba nella DeFi in questo periodo, quindi alla facciaccia del bear market qui si costruisce e si sviluppa. Bene, adesso direi che posso bere un po' d'acqua ghiacciata. Scarseggiamo oggi molto male, e dare la parola a voi. Cosa ne dite? Cosa ne dite? Allora. Non riesco ad entrare nel Discord. Mi dice impossibile accettare l'invito. Aspetta che te lo giro qua, Te lo giro qua, perché ho paura che ci sia qualche link sbagliato. Copia, op, eccolo qua. Questo è il link per entrare in Discord. Poi, sei ancora dentro su Wonderland? Cipino è sempre lì, assolutamente. Poi, vediamo. Allora. Luca, ma tu non sei un po' infastidito da questo appiattimento? Un saluto agli amici di Every Eye nel frattempo, che io seguo sempre in quanto mega nerd, e mi fa piacere che siano interessati alle cripto. Da questo appiattimento del mercato cripto su quello finanziario tradizionale, cioè ci lasciano un po' fare i cazzi nostri. Guarda, ci sono dei periodi in realtà in cui i due mercati sono stracorrelati, ma di solito sono i periodi più noiosi, cioè i periodi in cui i volumi nelle cripto calano,
e un movimento, un po' uno strattone, soprattutto nel mercato tradizionale, strattona anche le cripto, ma di solito durano poco, quindi per adesso non c'è da farci più di tanto caso, anche perché le politiche monetarie che influenzano i mercati tradizionali non dovrebbero tangere minimamente il mercato cripto, cioè anzi dovrebbe essere quasi inversamente correlato. Però una cosa che ho notato è che innanzitutto appunto la correlazione è altalenante, ci sono periodi in cui è alta, periodi in cui è bassa, non c'è una regola generale, no? In quest'ultimo periodo è molto alta, ma è perché secondo me sono abbastanza addormentati i volumi, ecco, c'è molta inattività e quindi si tende un po' a mimare l'andamento del mercato tradizionale, purtroppo, però durerà poco, vedrai. Come mai non parli mai di DeFi Kingdoms? Perché non ci fai un video dedicato? Perché non ho tempo di giocarci. Io mi sono super inscimmiato all'inizio, quando avevo fatto il video su Harmony, e l'avevo notato perché c'era del potenziale folle, e però poi sono stato a guardare, ho girato i tacchi e me ne sono andato e mi sono perso l'opportunità. Sarebbe bello, sarebbe interessante, ma averci il tempo di fare anche quello, insomma, purtroppo le giornate sono limitate, ahimè. Luke, mi fai diventare bullish su tutto quello che mi mostri, basta. Ma con una maglietta così, cioè come si fa a non diventare bullish? Più verde di questo c'è solo, non so cosa. Belp in all time high ogni giorno, è un bel progetto. Poi, dove siamo? Ti ringrazio in ritardo per aver pagato le mie ferie ad agosto, sono entrato in luna, ferie pagate, bravo, ma ringrazia te stesso, non ringraziare me, perché insomma hai ragionato, spero che non è che hai visto me e hai fatto i pin, perché in quel caso molto male, ti è andata bene, ti poteva andare peggio, ma ringrazia te stesso perché immagino avrai ragionato, hai detto guarda sto luna interessante, me lo studio anch'io, te lo sei studiato, e poi hai detto ehi pin, vero vero. Poi dove siamo finiti, ho messo un cipino su sushi nel dubbio, così proprio da non saper né leggere né scrivere. Grande VisaNet, il nostro sempre sul pezzo, e ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, e è tornato solo per salutare. Un saluto anche a te, sei il numero uno. Grazie mille per il video sulle stablecoin. A proposito di un commento sotto al tuo, cosa ne pensi della stablecoin di Cielo e della rendita che dà Valora? Molto bene, molto interessante. Cielo, l'unica cosa che i suoi DEX sono un po' calati nei APY, Valora è interessante ma è molto limitato, perché se non ricordo male l'APY lo dà fino a, cos'era, 1000-1500, non ricordo, oltre il quale non cioè oltre il quale era cappato, cioè non c'era più APY, e quindi peccatissimo. Poi Luke, ma l'airdrop su Wonderland? Esatto, BetSwap, che è la piattaforma che è stata acquisita in parte proprio dalla treasury di Wonderland, airdropperà il suo token in parte proprio agli staker di Time, quindi non so come, quando e le tokenomics, quindi se ci sono vesting o cose simili, ma lo sapremo presto. Ciao Luca, conosci Tranches per mettere rendita BTC, ETH e BNB? Ce l'ho segnato da studiarmelo, perché mi sembra molto 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 interessante come piattaforma. È molto innovativa, un po' particolare, ma interessante sicuramente. Poi, cos'altro abbiamo di bello? Ciao Luca, ma se metto un K di UST in Anchor per beccarmi il 19,5? Se viene perso il PEG, ma non tocco i miei capitali finché non lo ritrova, che succede? Perdo i capitali? Se lo ritrova, no. Se non lo ritrova, chiaramente sì. Però, caspita, il fatto che perda il PEG definitivamente UST sarebbe una tragedia. Intanto per il mio portafoglio, perché tra Anchor e Luna, credo che, non lo so, andrei giorno dopo, telefono al signor McDonald e gli chiedo se ha un posto per me. No, scherzi a parte, sì, è così. Tu non perdi nulla se recupera il PEG, se invece lo perde definitivamente, ovviamente vale meno, e quindi sì. Poi, cos'altro abbiamo di bello? Unicredit ha tirato i remi in barca, esatto. Ma se UST depegga, quali sono i rischi per chi ha depositato su Anchor?
E ok, qua è la stessa domanda in sostanza, ma il rischio se depegga UST e tu hai depositato su Anchor, tu ti trovi degli UST che non valgono più un dollaro, ma magari valgono 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0, e quindi capisci bene che hai perso una percentuale del capitale, no? Il rischio grosso è per chi va a fare i loop su Abracadabra, perché se tu hai UST su Anchor, così tranquillo, e perde il peg e poi lo recupera. A volte ci sono dei flash, mini flash dump di UST dove perde 0,5%, l'1% in casi drastici. In passato è successo anche di più, poi l'ha sempre recuperato. Adesso che è ancora più liquido e c'è dietro molto di più, è difficile che lo perda di nuovo. Ma se succede, se anche fa un mini tac tac così, abracadabra, ti sega la posizione, perdi tutto. Mentre su Anchor depositati in leva 1, cioè senza leva, non hai nessun tipo di rischio. Il sito è top, mai visto uno così, ragazzi, io vi amo, grazie davvero, mi gaso tantissimo, ma credetemi, ci sono tante di quelle cose che stanno per arrivare lì sopra che vi farà mettere in secondo piano il mio canale, e lo dico contro il mio interesse, contro il mio interesse. Che ne pensi di Cake? Che ne pensi di Cake? Allora, ultimamente non sta performando particolarmente bene, c'è da dire che adesso sembra forse essersi un attimino appiattito il downtrend. Vedete, abbiamo avuto la fase parabolica a cui poi abbiamo pagato lo scotto con un bel ribasso, e adesso abbiamo una fase laterale, quindi stiamo a vedere se di nuovo ribassiamo o recuperiamo, perché se iniziamo a recuperare potrebbe essere un bottom locale, chi lo sa. Se ne riparla però qui sopra. Al momento Cake, io non mi sono mai esposto su Cake, però al momento non ci cercherei la posizione speculativa. Grafico di VET, vediamo, grafico di VET, che non lo guardiamo più, non l'abbiamo più visto. Insomma, maluccio, maluccio, perché abbiamo dei lower low e lower high, quindi un canale ribassista non ci siamo. Pessimo. Grafico male. Grafico male. Cosa ne pensi di Dogilo? Vi prego, basta. Allora, andiamo a prendere qualche domanda dall'alto. Puoi riassumere i progetti di Daniele su Sushi? Lo vuol far diventare il suo DEX di riferimento, cross-chain, basato soprattutto su Phantom, per via delle fee basse e decentralizzazione, e l'idea era di farlo basato anche su un order book, quindi non più la MM classico con gli swap, ma un order book come Binance, per capirci, no? Come FTX, con qualsiasi exchange, limit order, market order, come c'è anche su Solana, appunto, con Serum. I token holder di Sushi, nella sua visione, avranno diritto a una percentuale delle fee. Questa è banalmente l'idea. Ci dici la prima parola? Non vi dico niente, basta, zero indizi, se no che gusto c'è? Scusa, se è facile, che gusto c'è? Dovete scervellarvi, anche perché il premio è assolutamente allettante, quindi correte a scervellarvi. Non vi do indizi, gli indizi li inizio a dare magari tra una settimana, se vedo che non ci capite più niente. Allora, andiamo a vedere qualche altra domandozzola. Dunque, Niar, ti dico tanta roba. Niar, sai che volevo farci un bel approfondimento, perché è una chain che sta crescendo e secondo me potrebbe dare tante soddisfazioni, quindi la copriremo. Ci sta nascendo un po' di DeFi, la copriremo, ne parleremo a dovere. Poi, consigli per approfondire i lati tecnici degli smart contract? Guarda, mi trovi un po' in difficoltà, perché, oddio, di riferimenti non so, non ti saprei, io non so niente innanzitutto, lato tecnico, quindi non te lo so dire. Chiederei a qualcuno, qualche amico della community che magari ci sta seguendo, se ha qualche riferimento per studiare coding, per studiare costruzione di smart contract, programmazione, cose tecniche, di farcelo sapere.
che così, insomma, siamo, lo condividiamo. Mastering Ethereum, Mastering Ethereum è interessante, però non credo che ti insegni a programmare, cioè l'ho letto anch'io, e beh, io sono nabissimo in quello, quindi sono un po' di, dalla parte opposta, ma lì sì, ti spiega come è fatto uno smart contract, le funzioni e tutto, però da lì all'insegnarti a programmare è sicuramente un libro da leggere, a prescindere da tutto va letto, va assolutamente letto. Nella documentazione di ETH c'è parecchia roba sugli smart contract. Io mi ricordo che c'era un giochino su Ethereum, Crypto Zombie, una roba del genere, che ti insegnava, c'era un mini tutorial di base sul come creare dei semplicissimi smart contract. Però insomma era veramente ABC, cioè non arrivavi ad approfondire più di tanto. Allora, vediamo. Oltre a Serum c'è anche Injective che permette di fare trading in DeFi, compresi i futures, lo conosci? Sì, ma lì mi sa che sono solo derivati, se non sbaglio. Injective, ma c'è anche di YDX, sono tutti su Layer 2. Sono tutti su Layer 2, ma Injective è solo derivati, se non ricordo male. Injective Protocol. Eccolo. Allora, vediamo. Andiamolo a vedere. Addirittura il client c'è. Allora, perp. No, qua ci sono anche dei mercati spot. Ci sono anche dei mercati spot. Interessante. Dov'è? Su Starkware? No, dove... Su che layer 2 è? Allora, vediamo. Injective Labs. Sì, ok. Volevo vedere su che layer 2 era. C'era un periodo che era in FOMO, mi ricordo, questa piattaforma. Vediamo. Ah, no, ok. È un suo layer, Injective, e qui c'è da capire se è decentralizzato oppure no. È questo il fatto. Perché il rischio, no, di questi layer qua è che poi siano tendenti al centralizzato e quindi alla fine, insomma, non hanno tutta questa ragione d'essere. VeChain come fondamentali non penso ci siano dubbi che sia incredibile. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. La password della sezione segreta del sito qual è? Devi capirlo tu, amico mio. Le piace cambiare. E c'è anche un suggerimento quando sbagli password. Cardano esiste ancora? Più o meno, è sempre esistita, ma sai, non è mai stata particolarmente interessante. Sono curioso di vedere quando finalmente ci sarà un po' di DeFi su Cardano. Allora la useremo insieme. Oh, io sono assolutamente open-minded. Per chi volesse imparare a programmare, non so quanto possa essere utile la rubrica Coding in Public di Mr. Rip, che non conosco. Cron, nel medio-corto periodo, come lo vedi? Medio-corto periodo sarà dura, ma andiamo a vedere il grafico. Allora... questo è CRO USD, poi vediamo anche CRO BTC. CRO BTC è in lateralità qua dentro, quindi dobbiamo vedere un po' come si comporta qua dentro. CRO USD soffre un po' l'andamento di Bitcoin, è in ritracciamento, è in questo canale discendente, quindi non lo so, non è che mi facciano impazzire entrambi come grafici, ad essere sincero. Luca, ma se si inserisce liquidità in un pool senza liquidità, cosa succede? Succede che la liquidità sei tu, cioè se la liquidità è zero e tu vai a dare l'unica liquidità che c'è, tu in sostanza sei l'unico LP e subirai una... No, non subirai neanche tanto, perché quello che subisce è chi fa lo swap. Chi fa lo swap in un pool con poca liquidità ha uno slippage più alto. Cioè, quello che tendenzialmente succede a un pool senza liquidità è che non riceve ricompense, perché nessuno lo usa. Di rischi particolari non ce ne sono, perché tu, oddio, ti puoi trovare con una proporzione diversa tra un token e l'altro, ma se qualcuno è così folle da fare degli swap su un pool di liquidità con poca liquidità dove ci sei solo tu come LP, di solito è più lui che ci perde, quindi
Tendenzialmente è quello un po' il discorso. Mr. Rip è un programmatore che ha lavorato per un paio d'anni per Google. Interessante. Molto, molto interessante. Ci scilli qualche codice sul miglior checks? Che vuoi? Vuoi un referral? Vuoi dei referral? Non lo so, non lo so. Se vogliono capire come studiare cose tecniche possono passare dal mio canale che faccio live ogni giorno, dove programmo live su Cosmos. Grande, grande. Riccardo, uno dei numeri uno di Cosmos, tra l'altro, nonché colui che è dietro al progetto Desmos, che a me personalmente piace molto, quindi io l'ho anche conosciuto, ho ascoltato il suo speech, non posso che confermare le sue competenze e dirvi seguitelo e ascoltatelo, però è più forse su Cosmos che altro, credo. Magari, non so, ti occupi anche di EVM, di smart contract Ethereum, magari sono cose affini, però a prescindere da questo è sicuramente un piacere da ascoltare. Parliamo di quanto fa schifo Ada. Fatti bravi, dai, fatti bravi, non tirate fuori l'hater di Cardano che è dentro di me, che non voglio che esca fuori, non voglio che esca fuori. E bene, dunque 57 minuti, ammappete. Ciao Luca, analizziamo Toke. Analizzare Toke è un po' difficile perché non è listato praticamente da nessuna parte e quindi lo puoi analizzare su CoinMarketCap, che però è una roba agghiacciante, assolutamente agghiacciante, non... Cioè, non ce la faccio analizzare, un grave più forte di me. Poi è talmente early come progetto che... anche fare trading, cioè su che exchange si trova. Fare trading su Uniswap vuol dire buttare soldi dalla finestra, cioè proprio cose folli. Gate.io è stato bannato dalla Consob, Maxk non lo conosco ma mi pare sia buono come exchange, ne ho sentito parlare bene, gli altri non lo so, io forse non ci starei un pelo alla larga, quindi forse l'unico è Maxk, ma non lo so, fare trading su una coin del genere così nuova... Io sinceramente preferirei piuttosto, se mi piace il progetto, fare l'investimento piccolo da tenere lì, l'investimento speculativo. Io ho fatto così, mi sono posto in questa maniera. Per metterlo a rendita c'è lo staking diretto su Tokemak, che alla fine ti va a dare l'APR che è sul 40%, si aggira, non fa schifo. Wrong Network, subito, cambiamo subito. Siamo su Arbitrum, mi pare, sì. Eccoci qua, eccolo qua, vedete, 40 e qualcosa per cento. Non è male, andando a scegliere i reattori giusti. Quindi lo si mette in staking, è vero, ci sono le fee di Ethereum, però ogni volta che si cambia reattore poi non si pagano più le fee. Le fee le paghi una volta sola quando fai stake. Poi puoi cambiare il tuo voto da un reattore all'altro seguendo l'APR più alto senza dover ripagare le fee. È solo una firma, un'operazione di firma sul wallet, su MetaMask, che non comporta il pagamento di fee. Bene amici, io di nuovo vi ringrazio di avermi seguito, è sempre un piacere condividere, anche Spell pompa tutto, su Phantom pompa tutto, anche Harmony è in hype mica da ridere, porco cane. Layer 1 sono sempre Convex, pure lui oggi pompa, così ogni tanto si sveglia, ma io ve l'ho detto, Convex io me lo tengo, ci sono le sue rendite, Curve uguale, se ritraccia meglio ragazzi, io sono più contento se ritraccia, così ho la mia fettina preallocata, ho la mia strategia attiva, operativa, io la seguo e non sto a far sclerare dietro i grafici per questo. Amici, analizzi Unicredit? Guarda, no, nel senso, possiamo andarlo a vedere, dai, ma sì, andiamolo a vedere. Uni, mi esce Uniswap, vediamolo, Uni, come si chiama? UCG, Unicredit Group. Allora, ultimamente non sta neanche andando, ma perché ci sono delle linee? Chi è che sta investendo su Unicredit? Chi è che sta speculando su Unicredit? Questo sicuro è mio papà che abusa del mio account di TradingView. Adesso vado a sbircia, se vedo che ha aperto un long su Unicredit lo sgrido. Ma l'abbiamo fatto dampare? Un po'? No, forse non c'entra, dai, vabbè. A parte qua, però guarda anche i volumi. Comunque il macro non è dei migliori, direi, perché lato... insomma...
Cioè, sembra Ripple, sembra il grafico di Ripple questo. Poi sul breve, sul breve schifo non fa. Sì, comunque mio papà è lui che mette queste linee spesse 3 chilometri. Adesso lo vado a sgridare che è entrato in una. Mamma mia, guai, guai. Niente, comunque no, direi che può rimanere lì dov'è perché è in downtrend perenne sul macroscopico, quindi ciao, ciao. Ricomincia ad aprire i conti alla gente che usa le cripto e facciamo i bravi. Allora, ragazzi, detto questo, adesso direi che ci possiamo salutare. Abbiamo anche visto Unicredit, peggio di Shiba Inu, e Unicredit con la coccarda di fiori lì con su Shiba Inu, cioè che quadro idilliaco. Basta, può bastare. Noi ci rivediamo venerdì, sempre sul pezzissimo, sempre alle 18.30 circa, più o meno, e basta, e poi se Dio vuole mi prendo un weekend in montagna, speriamo che vada tutto bene, che non chiudano, barrichino a chissà che cosa, e basta ragazzi, io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!